come proteggerti da coloro che ti copiano i contenuti e poi li rivendono come se fossero loro. Molti formatori, coach e marketer si stanno scavando la fossa perché stanno creando i loro stessi concorrenti. Ascolta, nel campo della formazione esistono individui senza scrupoli che cercano di guadagnare sfruttando il lavoro degli altri. Ecco come fanno. Acquistano un corso dal formatore X, applicano ciò che hanno appreso, registrando anche qualche risultato. Inviano un feedback positivo al formatore e iniziano a farsi un nome quando il formatore gira la recensione che gli ha fatto. Si rendono conto che possono fare soldi vendendo quelle stesse informazioni, copiano il corso, lo rinominano e lo rivendono come proprio. Richiedono al formatore, a quel punto, di rimuovere il loro feedback. Vanno in giro raccontando a tutti che i formatori sono dei truffatori, mentre loro sono gli unici onesti. Questi corsisti ladri finiscono per rubare i clienti al formatore originale. Questa triste realtà sta ormai colpendo sempre più coach, marketer e formatori. Ma cosa si può fare per risolvere il problema? Osserva, il punto fondamentale è questo: bisogna agire in anticipo, prima che si presenti il problema. Sì, perché dopo è troppo tardi e l'unica via è andare in tribunale, con esiti spesso incerti. Ecco la soluzione: far firmare un contratto vincolante a ogni corsista in modo tale da impedirgli di copiare e vendere i tuoi materiali. Ma questo genere di contratti vanno fatti con molta attenzione, perché altrimenti i corsisti ladri troveranno il modo di fregarti. Non solo, va messo anche per iscritto che quella persona non potrà farti concorrenza né in Italia né all'estero. Quindi nel contratto il corsista si impegna sia a non copiare e divulgare i tuoi materiali, sia a non farti concorrenza. E se viene meno l'obbligo, tu lo puoi denunciare e chiedergli un cospicuo risarcimento. In questo modo potrai lavorare in modo sereno, evitare di farti derubare ed evitare anche un sacco di stress e di arrabbiature. Ho già aiutato diversi formatori a creare contratti blindati. Molti di loro sono nomi importanti a livello nazionale, con fatturati da milioni di euro. E sono cresciuti tanto in questi ultimi mesi proprio perché li ho aiutati a proteggersi a livello globale.